sono luoghi che conservano l'incanto dei tempi passati. E mentre la modernità si amalgama all'antico, la fede diventa vita attraverso l'arte. Con la sapiente guida di Don Mimì, vicario generale della diocesi di Trivento, andiamo alla scoperta di segni di santità narrati dalle mani di artisti. Benvenuti a Trivento. Era un centro sannita molto importante, pensate, distrutto addirittura da Silla nell'83 a.C. È diventato un municipio romano e poi nel Medioevo è diventato un centro di contea. Però dal 294 d.C. c'è stato il primo vescovo e quindi è una delle diocesi più antiche del Molise. Se notate la facciata c'è una diversità di stile, c'è un po' di gotico, un po' di romanico. Nel 1905 il vescovo di allora, Pietro Paoli, disse che la cattedrale gli sembrava troppo scura, era in stile romanico. Allora in occasione del 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale ha fatto rifare tutta la facciata in questo stile neoclassico baroccheggiante. Però io personalmente dico che probabilmente lì c'era una porta molto più bella di questa, perché se hanno montato la porta qui, l'avrebbero dovuta montare sull'altra parte. E quindi ci ritroviamo con uno stile diverso da quello che era poi l'interno della chiesa, anche l'interno della chiesa è stato completamente modificato. Adesso vi invito ad entrare nella cattedrale attraverso quella che noi chiamiamo la Porta Santa, perché questo portale è stato smontato da una chiesa di Ruta del 1456 in Campania e alla quale era stata data la prima indulgenza plenaria da parte di Papa Celestino, perché lì c'era un convento con 42 monaci, probabilmente fondato da lui. Dopo il terremoto i triventini l'hanno preso e l'hanno rimontata qui. Anni scorsi, quando c'è stato l'anno santo, noi facevamo entrare proprio la gente attraverso questa porta per lucrare l'indulgenza plenaria. Cosa è l'indulgenza? Io mi vado a confessare e il sacerdote mi cancella il peccato, però io devo riparare la colpa con una pena che mi viene attribuita, cioè se io vicino a un muro metto un chiodo, il prete fa togliere il chiodo, ma il buco resta. Io devo riparare con un atto o di elemosina o di buona volontà o di preghiera in modo da dimostrare quella buona volontà e quella gratitudine a Dio che mi ha cancellato il peccato. Un conto è il peccato, un conto è la riparazione del peccato. L'indulgenza è proprio attraverso il deposito della Chiesa che mi viene annullato questa riparazione personale e viene riparata attraverso le buone opere, le preghiere della Chiesa universale. Dopo questa spiegazione entriamo nella Chiesa. Possiamo entrare o attraverso questa porta santa o attraverso la porta ufficiale dove entrano tutti quanti di solito. Nella cattedrale, siamo entrati nella cattedrale di Trivento dedicata ai santi Nazario, Celso e Vittore. San Nazario e Celso sono santi martiri milanesi, sono state portate le reliquie nel 394 da un nipote di Sant'Ambrogio e da quell'ora prima erano conservate nella cripta, poi sono conservate adesso nella cattedrale, le due teste riferite a San Nazario e Celso.
questa pietra è molto importante perché ci dice che la chiesa cattedrale, la chiesa superiore, è stata consacrata nel 1076. Però teniamo presente che all'inizio era molto più piccola, molto più corta, molto più stretta. Con gli anni è stata sempre più ingrandita, allargata, allungata, fino al 1905-1918, quando è stata creata anche la cupola, perché fino al 1905 lo stile era romanico, lo possiamo vedere e in queste colonne a faccia vista e in questi archi che erano molto più bassi. Il vescovo Pietro Paolo nel 1905 non solo ha rifatto la facciata della chiesa, ma anche l'interno. L'interno probabilmente era stile romanico, pietra a faccia vista, e ha allargato gli archi, perché vediamo qui ci sono dei mattoncini per portarli molto più in alto. E ha fatto le finestre, ha fatto la cupola, perché lì al centro c'erano due pilastri che sono stati tolti. Quindi da uno stile romanico si è passato a uno stile neoclassico barroccheggiante. Se vedete la cupola, è stata fatta nel 1915-18, però gli affreschi sono del 2015, perché vedete c'è rappresentato anche il Papa Bergoglio, Papa Francesco, sul lato opposto invece c'è Monsignor Scotti, il vescovo del tempo. Poi abbiamo messo ai quattro punti cardinali proprio il Papa e il vescovo, la Madonna e Gesù. In mezzo ci sono i santi. Di fronte a noi teniamo sulla sinistra i tre santi patroni, Nazario, Celso e Vittore. Poi c'è un'anima del purgatorio che si libera per entrare in paradiso. Ci sono tre santi che hanno calcato la terra della nostra diocesi: San Bernardino da Siena, che è stato ad Agnone a Civitanova e Agnone ha fondato un monastero; San Francesco Caracciolo, che a Agnone è morto; l'altro è San Camillo dell'Ellis, che è stato a Trivento, pestato per tre mesi, malato, aveva i piedi gonfi, doveva andare da Roma a Manfredonia. A Trivento si è fermato e qui ha preso una decisione di uscire dall'ordine francescano e di fondare l'ordine camilliano, perché a quel tempo lui era stato negli ospedali di Roma, malato, vicino ai malati. Non c'erano gli infermieri professionali, ma c'erano i galeotti. Allora lui dice: ma com'è possibile, vicino a un malato c'è uno condannato che deve stare vicino, non può avere nessuna delicatezza verso i malati. Allora vicino ai malati ci deve essere uno che lo fa per missione, volontariamente, non ordinato da un giudice per riparare una colpa. Poi c'è San Casto, che ritroviamo anche qui, il primo vescovo della diocesi. Poi abbiamo il vescovo Scotti, dietro c'è la cattedrale e ci sono tre santi dell'Alto Molise. C'è Sant'Amico di San Pietro Avellana, il paese del Tartufo. 40% del Tartufo di Alba viene da San Pietro Avellana. Poi c'è Santo Stefano del Lupo di Carovilli. E poi questo grande è San Randisio di Pietrabondante, della famiglia Borrello, che negli anni 1000 hanno dominato la contea di Borrello, la contea di Agnone, di Pietrabondante. Poi gli altri sono i santi della chiesa.
Invece questi tre vescovi a fianco alla sono importanti, non sono santi canonizzati, ma per i triventini sono ritenuti santi. Perché? Il primo, quello col libro in mano, è di San Giovanni Rotondo, Monsignor Tortorelli. A Trivento è famoso che il vescovo, quando veniva, saliva la scalinata col cavallo e la gente ai due lati osannava. Invece questo si presenta al convento fuori del paese alle 10 di sera. Picchia, mi potete ospitare? No, non c'è posto per te. No, nella regola francescana avete la foresteria, dovete ospitare. Lo ospitano e lui chiede, domani a che ora andate alla messa? Alle 6. Alle 6 si alza, va nella cappellina, 6, 7, 8, non si vede nessuno. Però quando comincia ad albeggiare, vede che la chiesa è tutta in disordine. Piglia la scopa e si mette a pulire. Alle 8:30 si presenta il padre guardiano. Allora, Monsignor Tortorelli dice, ho sentito suonare le campane della cattedrale. Perché non andate a dire che è venuto il vescovo? E dove sta il vescovo? Sono io. Il padre guardiano si mette in ginocchio e chiede la penitenza, chiede perdono. È seppellito a fianco all'altare dell'Addolorata e per i triventini è ritenuto santo. È stato vescovo per più di 25 anni qui in diocesi. Il secondo, giallo col pastorale, 1858, gli arriva una lettera da Roma. È nominato arcivescovo di Chieti. Prende la carrozza, va a Roma e dice, Santità, io a Roma, a Chieti non ci vado. E il Papa dice, capirei il contrario. Se da Chieti ti mandavo a Trivento, ma Santità, ma nella Chiesa cattolica il matrimonio com'è? Il matrimonio è unico e indissolubile. Io mi sono sposato con la Chiesa di Trivento, non la lascio nemmeno morta. È tornato a Trivento, il fratello che era pittore, in ringraziamento che l'ha fatto rimanere a Trivento, ha fatto la Via Crucis è del fratello del Vescovo Agazio, e il Vescovo Agazio è seppellito dietro quell'altare. È rimasto a Trivento proprio come ha detto, ho sposato la chiesa di Trivento e non lascerò Trivento nemmeno morto. Il terzo, quello vestito rosso, il rosso è il colore dei martiri, 20 ottobre, stiamo per arrivare, 20 ottobre del 43, passa quello che annuncia le notizie per il paese, suona la tromba, stasera a Piazza Fontana saranno fucilati 10 giovani perché nel bosco era stato ucciso un tedesco. Il vescovo sente questo, Monsignor Epimenio Giannico, va giù, dice prendetemi che sono vecchio, lasciate liberi questi giovani. Lasciano liberi i giovani, lui lo tengono una notte prigioniero. La mattina dopo lo rilasciano, viene all'episcopio, prende un orologio d'oro, lui è di una famiglia di Atessa molto ricca, lo manda al capitano dell'ingraziamento. Non è stato martire, per lo spirito è stato quello del martirio. Allora noi l'abbiamo rappresentato, poi sono altri santi, San Benedetto con la regola in mano. Notare, dovreste notare i quattro evangelisti. Per esempio, quando si dice gli evangelisti, hanno sempre un simbolo a fianco. San Matteo ha un angelo che gli detta qualcosa e lui scrive. Lo vediamo anche qui sul pulpito, sono rappresentati. Perché c'è questo angelo? Perché Matteo comincia il Vangelo con la genealogia. Se a me chiedono il mio trisavolo, io non so chi è, non me le ricordo i nomi. Per sapere Abramo generò Isacco generò, ci vuole qualcheduno che lo scrive e che te lo detta. Poi c'è San Marco, il leone. Perché il leone? Perché comincia il Vangelo con Giovanni che è nel deserto.
Nel deserto di Giuda c'era il leone, leone di Giuda, che poi è anche il simbolo dei braccioli del trono episcopale. Al trono del vescovo mettono sempre due leoni per indicare questo. Quindi, cioè, San Luca, il toro, perché comincia il Vangelo con Zaccaria che è nel Tempio a fare i sacrifici. Allora è messo il buco. San Giovanni invece c'è l'aquila, perché gli antichi credevano che l'aquila, se guarda il sole, non resta abbagliata. Io se guardo il sole un momento dopo, un istante, devo chiudere gli occhi. L'aquila no. E perché Giovanni ha parlato della divinità di Gesù molto di più di tutti gli altri apostoli, colui che ha penetrato la divinità di Gesù, meglio degli altri apostoli. Poi ci rimaneva un piccolo spazio, vedete, quel trapezio sotto tutti. Allora ci abbiamo messo la parabola del buon seminatore. Il seminatore va, parte cade sulla strada, parte cade tra le pietre, parte cade sulle spine, parte cade sul terreno buono dove cresce il grano. E l'abbiamo messo proprio dove c'è l'ambone: chi ascolta la parola di Dio avrà frutti di spiritualità nel suo cuore. La santità del Molise, certamente nel passato ci sono stati tanti eremiti, tanti luoghi in cui ci sono persone che hanno vissuto il Vangelo giorno per giorno, è proprio quello che dice Papa Francesco, la santità della porta accanto. Noi abbiamo persone che nell'umiltà, nella semplicità, anche nella prova della vita, perché c'è una vita grama, una vita di stenti, però hanno sempre saputo lodare e ringraziare Dio ogni momento, non hanno mai preteso, specialmente le generazioni passate, affrontando mille sacrifici, hanno conservato l'amore per la terra, l'amore per il luogo dove sono nati, conservando le tradizioni degli antichi, perché da noi quello che si è tramandato da padre in figlio si è sempre conservato fino al 1970, poi dopo il 68, purtroppo anche da noi è venuta questa rivoluzione e non c'è più il legame tra i ragazzi, tra i giovani e le persone anziane. Si stanno disperdendo tutte quelle ricchezze di spiritualità, di cultura che c'era in mezzo a noi. Settembre del 2014 abbiamo messo l'imbalcatura. Per 9 mesi il pittore Claudio Sacchi ogni mattina saliva qui sopra e ha affrescato la cupola. A maggio, 20 maggio del 2015, abbiamo tolto l'imbalcatura. La sera alle 6:15, quando io entro in chiesa per suonare le campane, il mese di maggio, il mese della Madonna, il pittore stava seduto qua. E mi dice: Don Mimì, io ci ho messo la mia mano, ho cercato di fare una cosa graziosa, però Dio ci ha messo la sua. E io gli dico: e che significa? Alle 6:15, quando suona la campana per chiamare la gente alla recita del Rosario e alla Santa Messa, un raggio di luce che viene da quella finestra in alto illuminava proprio il volto della Madonna. E tutti gli anni succede questo, che alla fine di maggio c'è questo raggio, di come se fosse un faro che illumina il volto per richiamare la devozione alla Madonna, che è proprio del mese di maggio. Se vedete qui nel presbiterio c'è una lapide capovolta. Qualcheduno dice 1076, quando si è fatta la chiesa superiore, il muratore non sapeva leggere il latino e ha messo questa lapide. Però un sacerdote, il parroco, il vescovo, il giorno dopo, l'anno dopo, un secolo dopo, rimette l'apposta. No, è un simbolo che troveremo giù nella cripta. Nella cripta tutte le colonne rotonde che erano del Tempio di Diana sono state messe capovolte e questo simbolo è stato riportato anche qui. Solo però che quando eravamo seminaristi, per questa lapide noi litigavamo con un prete. Perché?
C'era a Trivento Don Ennio De Simone, un prete coltissimo, sapeva Dante e Manzoni a memoria. C'era lì il pulpito, quando gli uscivano le citazioni così. Però era superbetto, andando a passeggio, 60 seminaristi in fila, lui li incrociava, si salutava, allora si è lodato Gesù Cristo, non rispondeva, si è lodato. Un giorno si permise, teneva la mantellina lunga, quella nera dei pastori, prese i bordi inferiori, se le mise vicino all'orecchio e ci salutò così, cioè le orecchie d'asino. Noi che eravamo di paesi vicini, io sono di Frosolone, ci vendicammo. Don Ennio, potem essere asino, ma non siamo come le triventine. Lui, perché che sono le triventine? A Trivento c'è un detto, Trivento tremendo, battuto da tre venti, protetto da tre santi, il resto sono tutti briganti. Ed è vero, nel Settecento sono famosi i briganti di Trivento, ci sono dei conicoli che arrivavano al bosco. Lui, non che se ne è vero, chi ve l'ha detto a voi? Don Ennio si dice, le cose che si dicono, se stanno scritte, sono vere. Se si dice, non ci dovete credere. Allora noi, qui c'è la balaustra, arrivava fin qui, noi seminaristi ci mettevamo qua, dicevamo, e quella lapide lì? Perché che ci sta scritto? In Gevedi, Socciop, il secondo rigo, Marco Salonio Longinio. E nella tradizione cristiana, Longinio chi è? Il soldato che trafigge il cuore. Negli anni 30, 1930, in una contrada di Trivento, fu trovata una lapide a un certo Caio Ponzio, che volendo studiare, andò a studiare ad Atene. Alunno di Platone, rimase in Grecia amico di Platone. Allora noi facciamo l'abbinamento. Se a Trivento ci sta la famiglia Longinio, se a Trivento ci sta la famiglia Ponzio, chi chiude un triventino poteva accedere Gesù? Alzava il bastone e ci correva appresso, ma noi ci vendicavamo perché ci aveva trattato da asini. Ora che sono venuto parroco della cattedrale, ho studiato un po' e questo è stato un triventino che nel primo secolo d.C. è stato pretore della Mesia, una regione della Romania dove i romani andavano a prendere oro, argento e sale. Finito il mandato in Romania, a Roma era il custode del Tempio di Saturno. Nel Tempio di Saturno i romani rimettevano tutte le imposte venute dalle province, quindi era come il nostro ministro delle finanze, è stato un personaggio importante. Nel 1743 a Trivento viene un vescovo che ha lo stesso cognome del nostro attuale, Palumbo. Il nostro si chiama Claudio, quello si chiamava Fortunato. Però la cripta, poi ve lo spiego sotto, non è stata fortunata. Perché questo vescovo viene, chiama i canonici e dice: io a Napoli avevo ordinato un altare. L'artista non me l'ha finito, lo devo pagare, lo posso far venire a Trivento? Si alza un sacerdote e dice: Eccellenza, com'è l'altare? A quel tempo i nostri altari erano di legno, di gesso. Il vescovo dice: monumentale. Eccellenza, che significa monumentale? È grosso, è pesante, è di marmo, è imponente. Non, eccellenza, sotto ci sono degli archetti. Quello crolla. Io so che l'arco romano regge pure l'ira di Dio. Il vescovo ha fatto abbattere l'abside della cripta e fece fare un muro, qui è rimasto soltanto una trave, quell'altare fu messo proprio qui. Poi Valentini, Monsignor Valentini l'ha spostato, l'ha messo dove c'è adesso il battistero. Santucci l'ha rispostato un'altra volta e l'ha rimesso in fondo, però qui perde tutta la sua bellezza e la sua visibilità, perché un conto un altare che sta qui vicino alla gente può essere ammirato, un conto là sta troppo lontano, però è un altare di una bellezza unica.
che la cattedrale è dedicata ai santi Nazario, Celso e Vittore. Nel 394 Ferdinando, nipote di Sant'Ambrogio, ha portato le teste di San Nazario e Celso, e qui in questa tela è rappresentato proprio il viaggio di Nazario e Celso da Civitavecchia a Genova. Sono stati mandati dal Papa a evangelizzare Milano. Non c'era allora la Freccia Rossa, non c'era... Salgono sulla nave. La nave incappa in una tempesta. E come nel libro di Giona, il capitano della nave dice: chi di voi non ha pregato Nettuno? Noi. E perché? Perché siamo cristiani. Li buttano in acqua. Vedete? Buttati in acqua. Camminano sull'acqua, arrivano a Genova, da Genova vanno a Milano. A Milano annunciano il Vangelo, però dopo vengono presi e vengono martirizzati. Qui abbiamo la tela del martirio, e lì invece abbiamo la tela dove venne messo l'incoronazione in cielo, la glorificazione loro. Però potete notare la differenza tra queste due tele e la tela, perché proprio quando c'è stata l'ultima guerra dicono al vescovo: Eccellenza, i tedeschi, se vedono le tele, se le rubano. Queste erano del 1756, del Panillo di Napoli. Li portano nello scantinato del vescovo. Quando i tedeschi se ne vanno, vanno a vedere e trovano solo queste due. L'altra, o i tedeschi o qualche triventino, se l'è presa. Il parroco Don Edmondo, ricordando com'era la tela, l'ha fatto fare da Paglione di Capracotta, che stava... Però la differenza è enorme. Questo è il vero chiaroscuro, invece qui abbiamo una tela moderna, anche se secondo me qualche piccolo difetto di questo ragazzo non può avere una gamba di quel tipo, cioè come anatomia ha raffazzonato un po'. Lo stesso autore, Claudio Sacchi della Cupola, ha fatto queste tele che abbiamo sul presbiterio: la risurrezione di Gesù, l'ascensione al cielo, la Pentecoste. Però nell'ascensione al cielo notiamo un'intuizione particolare. Gesù, prima di salire al cielo, dice: io resterò con voi fino alla fine del mondo. Vediamo Gesù che sale verso il paradiso e Gesù che rimane a terra, quello col bastone, insieme con gli apostoli. Mentre qui vediamo la Pentecoste, nella Pentecoste in primo piano troviamo la Madonna che cammina insieme con la Chiesa, che guida la Chiesa, sta in preghiera con gli apostoli nel Cenacolo. Poi abbiamo le quattro virtù cardinali, i quattro tondi che troviamo. È difficile pensare alla creatività dell'uomo oggi. In uno schiacciamento di valori si erge l'opera della Chiesa, che continua a tracciare vie di riflessioni con l'arte. E allora seguite la nostra trasmissione all'interno della Cattedrale di Trivento. Ci vediamo la prossima puntata.